Grazie al rappresentante della comunità birmana. E adesso per chiudere Marco Pannella. Dunque, intanto comunico che online ci si può già seguire in diretta e che Radio Radicale, con quell'ascolto teorico di 500.000 persone a settimana, trasmetterà per intero tutta la nostra manifestazione. Well, first of all, I would like to tell you that we are on online now, and going on direct, and that Radical Radio will broadcast the whole of this event on the radio and the website of the radio. Vorrei subito esprimere per Società Libera non solo il nostro ringraziamento, ma manifestare la nostra solidarietà. First of all, I would like not only to express our thanks to Società Libera, but also to express our solidarity. Noi siamo qui presenti. Noi abbiamo in Parlamento italiano 9 eletti. We are here now, and in the Italian Parliament we have 9 members of Parliament. Ne abbiamo 6 deputati. We have 6 deputies. 3 almeno sono qui presenti. Maria Antonietta Coscioni Farina. 3 of them at least are present today. Maria Antonietta Coscioni Farina. Maurizio Turco. Maurizio Turco. Marco Beltrandi. Sono assenti Matteo Mecacci, perché in questo momento si sta facendo una grande lotta in Tunisia, si svolgono le elezioni, Matteo Mecacci si scusa, non è qui, ma è lì in prima linea come sempre siamo. Matteo Mecacci is not attending because today there is a big fight, sort of big fight going on in Tunisia. There are elections, so Matteo Mecacci apologizes. He cannot be here because he is there fighting in the first row as we always are. Rita Bernardini è un'altra nostra compagna deputato, è assente perché è in un carcere italiano dove è stato assassinato un detenuto rumeno. Siamo lì perché la verità venga conosciuta e riconosciuta dallo Stato italiano, del quale parleremo fra un istante. Rita Bernardini is not here because she's in an Italian jail where a Romanian detainee was murdered and insists murdered. So we are there because we want truth to be known and recognized by the Italian state. La sesta deputata su 6, Elisabetta Zamparutti, è ugualmente in Puglia in questo momento al carcere, credo, di Brindisi, dove noi stiamo lottando in modo particolare contro una struttura e un'opera letteralmente criminale della parte dello Stato italiano contro i diritti umani e la propria Costituzione. Elisabetta Zamparutti is in Puglia, the region of Puglia, in the jail of, I think, of Brindisi, where we are fighting against the structure and the work in action that are literally criminal, and they are brought forward by the Italian state against human rights and against the Italian constitution. Per questo la solidarietà bisognerebbe, guardate, se c'è una cosa della quale ho nausea, se la solidarietà che costituisce in genere il nome delle assenze.
This is why solidarity, well, let me tell you, there's something that really makes me sick at heart. It is solidarity in the name, on behalf of absences, people who are not here. Per questo vi ho dato la solidarietà dei tre deputati qui presenti e di quel assenti, perché sul fronte della solida difesa della vita contro la morte dell'antidemocrazia. Okay, and this is why today I'm expressing solidarity of the three people who are now present attending here, but also solidarity of the three parliamentaries who are not here, because they are present, otherwise, in the name of the solid fight and the solid defense of life against the death of the absence of human rights, destruction of human rights. Abbiamo poi tre senatori. Emma Bonino si scusa perché è stata avanti ieri a New York e ora è a Parigi. A Parigi perché stiamo preparando per l'attuale sessione delle Nazioni Unite il riconoscimento della messa al bando delle mutilazioni femminili nel mondo. We have three senators beside of this, and Emma Bonino apologizes. She's not here. The day before yesterday she was in New York, and now she's in Paris because we are preparing for the next session of United Nations so that the ban of the female mutilation in the world is recognized. Abbiamo poi il senatore, uno dei tre, con Emma Bonino, l'altra, Marco Perduca. We also have the senator Marco Perduca, che è anche tesoriere dell'UNPO. He also is also the treasurer of UNPO. E dove, per esempio, di Uibinga e molte altre condizioni africane e nel mondo le abbiamo ben conosciute. E appunto sono stato felice di sentire qui direttamente un rappresentante di questo popolo essere solidale anche lui con noi. Yes, and thanks to UNPO, that is unrepresented nations and people organization, we already knew quite well the situation of Uibinga, Cabinda and other situations in Africa, and I was really glad to hear about the testimony of this situation in Cabinda now here. Quindi credo di avere giustificato una diversa presenza solidale con società libera degli assenti e dei presenti che sono qui. Okay, so I think I did enough to justify the different kind of solidary presences of people who are here and people who are not here. Siamo presenti qui per solidarietà solida. Sergio Stanzani, presidente del nostro Non-Violent Radical Party, Transnation e Transparty. We are here attending, and we also have the solid solidarity by Mr. Sergio Stanziani, who is the chairman of our Non-Violent Radical Party, Transnational and Transparty. Siamo a Roma, pare. We are in Rome, so it seems. Roma ha 80 o 60 consiglieri comunali. Rome has 80 or 60 municipality councillors. Non abbiamo qui, a mia conoscenza, un solo consigliere comunale di Roma. As far as I know, here we have no one Uno, bene, viva, vieni qua! Avanti! Ecco, a poi dopo avrai la parola per portare il saluto di Roma qua. Dunque, abbiamo uno su 80. One out of 80. Abbiamo poi il Consiglio regionale della Regione Lazio.
Then we have the regional council of Region Lazio. Sono tanti. Ci costano quando in qualsiasi paese democratico del mondo costano 1000 deputati o 2000. Ebbene, ce n'è uno solo, perché ne abbiamo due noi. Uno dei due è qui e l'altro ci sta difendendo, l'avvocato Rosso di Vita ci sta difendendo proprio in questo momento dalla, come si dice Giorello, la democrazia in pericolo, poi ne parliamo. Qui c'è l'antidemocrazia che cerchiamo di mettere in pericolo, è un regime antidemocratico e basta. Abbiamo quindi, salutiamo il consigliere regionale del Lazio, il nostro compagno Rocco Berardo, che è qui. Bene. Poi abbiamo anche su circa 850.000 consiglieri comunali in Italia, un solo consigliere comunale a Milano. È andato via tre quarti d'ora fa, ma lo hanno visto. Marco Cappato era qui a portare il saluto di una regione. Qui c'è anche uno che porta il saluto, non è consigliere comunale. Abbiamo fatto assieme scioperi della sete, della fame, per il riconoscimento che ottenemmo in Italia dell'obiezione di coscienza. Alberto Gallin, che è qui con il Leone di San Marco. Talking about the region councillors, they cost us a lot of money, and they cost us about the same amount of money that would cost like 1,000 or 2,000 members of parliament in other democratic countries in the world. And one, we have two of them, and one is here, and the other is not here because he's defending democracy that is in jeopardy. It's Russo di Vita, and so we are here because we want to put into jeopardy instead anti-democracy, because it is an anti-democratic regime. It's just this. We want to thank the member of this region, Lazio. Yes, Rocco Berardi, who is here. And we also have 850,000 municipality councillor. One is in Milan, and one was here. He went away like 3/4 of an hour ago, but he was seen. He was Mr. Marco Cappato. So we are here to greet this region of Lombardy, and also there's also somebody with whom I made several strikes of thirst and hungers, and we obtained the conscience objection, and in Mr. Alberto Gallin with the Lion of Venice. Ecco. Abbiamo altri radicali, voglio sottolinearlo, qui presenti. Rebia Hader, che è iscritta non solo, ma membro del comitato nostro internazionale da diversi anni, e che ha già preso la tessera per il 2012. We also have other radicals, Ms. Rebia Kader, who is not only registered in our party, but she's also a member of our international community since many years, and she already has the card for 2012. Abbiamo qui Vovanai, Ms. Vovanai, e Penelope Faulkner. And Mrs. Penelope Faulkner. Dimenticando una regola radicale, che è matriarcale e non patriarcale, c'è solo Vovanai che avete sentito parlare e non Penelope Faulkner. Tutti e due sono da tempo, da quasi sempre per loro, membri del comitato direttivo del Non-Violent Radical Party Transnational Enterprise Party, con Vovanai quando ancora c'era Baodai,
quando c'era la corruzione francese, magari pure americana, eravamo con quei monaci che si davano il fuoco anche perché sapevano che lo zio Ho, che stava per arrivare, quello era molto più pericoloso di Bao Dai, dei francesi, eccetera. E allora ci vedemmo, ci conoscemmo, siamo sempre restati assieme. Venne a Roma quando noi eravamo qui a dire no alla guerra. Al Milite Ignoto andavamo con un immenso lenzuolo dove era scritto per i Milite Ignoti del Vietnam. We have Mr. Fubanai, but we also have Mrs. Penelope Faulkner. We know that the radical party is matriarchal and not patriarchal. So we heard Mrs. Fubanai speaking, but she is here too. And both of them are member of the directing committee of the nonviolent transnational trans-party, non-radical party. And with Mr. Fubanai, when there was Bao Dai and there was this talking about corruption, we were talking about corruption from France and maybe even from the US. And we, at that time, we were already together with the monks who set themselves on fire. E Fubanai, Penelope anche, rappresentano anche la chiesa buddista vietnamita, i cui patriarchi tuttora non sono liberi. Anche a 85 anni i patriarchi sono, nella migliore delle ipotesi, in custodia domiciliare, come diciamo in Italia, da più di 40 anni. And Mr. Fubanai and Penelope also represent the Buddhist Vietnamese church, and we know that they are not free, and even some their patriarchs are not free. Even some of them are 85 and they are in the home jails, and they cannot express their voice. È assente, ma ampiamente, solidariamente presente qui Coc Sor, il vecchio grande leader montagnard del Vietnam, nostro compagno del comitato direttivo del nostro partito, che per la prima volta non è potuto venire perché, come anche Fubanai, Penelope, Rebia Cader, torneranno a Roma. Sei invitato anche tu, Giulio Giurello, torneranno a Roma dall'8 dicembre all'11 per il congresso del nostro partito. Ancora, devo pure dirlo, una parola. Prima un compagno ci ha parlato della Georgia. Voglio dire che quando non solo la Georgia, ma anche la Cecenia lottava per essere libera, un nostro compagno Antonio Russo è stato assassinato dai putiniani. Volevo dire dei russi putiniani. Antonio Russo per la libertà della Georgia, della Cecenia e dei russi, che hanno bisogno anche loro ancora di nuovo di essere liberati. So even Mr. Coc Sor, he is not here, he's a great Montagnard leader of Vietnam, and he's a friend of the directing council of the party. And so as Fubanai, Rebia Cader, he will be here, and Mr. And Penelope, and also Mr. Giurello, you are invited. They will all come back from 8 to 11 December to our party congress. And and when there was talking about not only Georgia but also Chechnya, Mr. Antonio Russo was murdered by the Putinians. Putinian Russians, because
we want to free not only Georgia and Chechnya, but also the Russians. They also need to be freed. Allora ci sentiamo un po' compagni georgiani. So we feel a little bit Georgians friend. Okay. Se Antonio Russo è caduto lì per la sua patria, che è la democrazia, la libertà e la giustizia. If Mr. Antonio Russo died there for his homeland, that is democracy and justice. Ma voglio finire per ricordare però una cosa. Rebia Kader, Rebia Kader e gli uiguri oggi lottano per non per avere come privilegio la democrazia, ma lottano perché tutto il continente cinese, a cominciare dai popoli Han, abbiano democrazia, democrazia a Pechino, non solo democrazia in Tibet fra gli uiguri. Questa è la lotta di Rebia Kader, questa è la lotta di Vova Nayar e Penelope Faulkner, questa è la lotta di Kok Sor, questa è la nostra lotta in un paese che è antidemocratico. Il nostro è un paese di democrazia reale, dove quelli che non sono riusciti ad andare al potere quando volevano il socialismo reale, adesso in nome della democrazia reale fanno la commedia di essere contro un'altra metà del regime, essendo una metà loro. Okay, Ms. Kader and Mr. Vovanai are fighting not only for the privilege of democracy for Vietnamese or for Uyghurs, they are also fighting so that the whole Chinese continent, starting from the Han people, can get democracy. So not only for Tibetans and Uyghurs. And this is Rebia Kader's fight, this is Vovanai's fight, and this is Penelope Faulkner's fight, the fight made by Kok Sor, and this is our fight within a country that is anti-democratic, because our country is the country of the real democracy, where the people who couldn't get to the power when they wanted to realize a real socialism, now are in the name of the so-called real democracy, are making this sort of comedy against the other half of the regime, and it's their regime as well. Noi qui salutiamo, abbracciamo, onoriamo la nostra compagna Rebia Kader, i nostri compagni Vova Nayar, Penelope Faulkner, il nostro compagno Kok Sor, come eroi della liberazione dei cinesi. Non solo loro, loro lottano per i Falun Gong, loro lottano per i confuciani, loro lottano concretamente, lo ripeto, per la libertà degli Han, la libertà degli uiguri, la libertà dei vietnamiti, la libertà dei tibetani è la condizione, lo strumento per la libertà dei cinesi Han. So we greet, we hug, and we honor our friends Rebia Kader, Vova Nayar, Penelope Faulkner, Kok Sor. We greet them as heroes of the liberation of Chinese people. And not only, also they also fight for freedom of Falun Gong, of Confucians, and they fight to free Han Chinese, Uyghurs, Vietnamese, Tibetans, and they actually pursue the condition for the actual freedom of Han Chinese. Per questo noi davvero siamo grati, riconoscenti e solidamente solidali con le compagne e i compagni, gli amici di Società Libera. And this is why we are really grateful, we acknowledge what they did, and we are solidly solidar with our friends of Società Libera. Ma dobbiamo aiutarci a comprendere bene dove stiamo.
but we have to help each other to really understand where we are. I parlamentari italiani sono circa 1,000. Italian members of parliament are about 1,000. Il 45% sono della sinistra di regime. And 45% are of the regime left. La sinistra di regime ha, direi, almeno 400.000 eletti in Italia fra consiglieri comunali degli 8.000 comuni, consiglieri regionali ed altri. Ne abbiamo uno qui e lo salutiamo, uno su 800.000. Esageriamo? No. Uno su 1,000 parlamentari. Esageriamo? Uno, non per fortuna, per una volta non proprio radicale, uno qui a dare il benvenuto a questa manifestazione. Dico che a Parigi due, bene, crescono, stanno crescendo da uno a due, è la moltiplicazione per due. Continuiamo a restare qui, noi anche a Parigi siamo presenti con i nostri compagni laotiani, perché dobbiamo ricordarla questa realtà. E allora basta. Io darò al Comitato Scientifico di Società Libera dei documenti, degli studi, perché non si è veri rivoluzionari della democrazia e della libertà senza studiare, senza essere anche cultura, non egemone, ma essere cultura. Lì trasmetteremo i documenti che noi abbiamo dato della realtà italiana, che si sintetizza così. Mussolini disponeva di 4.000 radio, 40.000 si è detto. Oggi noi disponiamo, in termini di comunicazione di massa, ma lo studio lo mostrerà, dell'equivalente probabilmente di molto più di 4 milioni di, tra virgolette, radio. Il modo di raggiungere il popolo è appunto, direi, in modo potenziale assolutamente rafforzato. E oggi noi in Italia siamo democrazia reale, in pieno da decenni. Il nostro Stato è tecnicamente, per carità, non moralmente, non si addice a noi, ma è tecnicamente in flagranza di crimine professionale secondo la giurisdizione e non solo la legalità europea, secondo la legalità e le giurisdizioni internazionali, secondo la Costituzione italiana. È un paese del quinto mondo in termini di democrazia e di libertà. Okay, so I would like to conclude saying that we will provide Società Libera with some documents, files, because there's no true democracy, democratical revolution without studying culture, not hegemonical culture, but culture. And I would like to summarize the Italian situation saying that Mussolini had 4,000 or 40,000 radios, and today we have 4 million radios in inverted commas. So this is true that the way to reach people has been increase in a potential way. And today in Italy we are in a real democracy, but actually under a technical point of view, not on a moral point of view, we wouldn't talk about that, but we have a real crime against, a real professional crime against democracy in Italy, and this is according to the
legality and jurisdiction of EU. Il problema oggi, la democrazia reale è già quello che era divenuto il socialismo reale, quando ancora in gran parte del mondo non ci si rendeva conto che l'impero sovietico era l'impero del male. And today, real democracy has become what used to be real socialism, when people hadn't realized yet what Sovietical empire had become. Abbiamo oggi da congedarci da noi, se me lo consentite, rivolgendo un pensiero rispettoso, ma anche, me lo permetto, affettuoso a Sua Santità il Dalai Lama. We have to say bye to each other, sending a respectful but also warm, let me say, thought to His Holiness the Dalai Lama. Yes, Dalai Lama, love is love. Sì, Dalai Lama ama l'amore. Ecco. E questo Dalai Lama, che ci ha onorato molte volte di visitare la nostra sede del partito, ogni volta lo portavamo nella sala delle riunioni. And Dalai Lama has honored us with his presence at our party seat many times. Each time we brought him to our meeting room. Se ci sono fra di voi presenti, non lo so, qualcuno che non è mai entrato in quella sala. If there's somebody amongst you who, I don't know, who has never come into that room. Vedrebbe come il Dalai Lama ha visto che noi, chiunque riceviamo in quella sala, e l'ultimo che abbiamo ricevuto è il presidente dell'unica democrazia di Asia centrale, la Mongolia, è venuto da noi lì e lo abbiamo premiato perché lui per primo ha imposto la moratoria della pena di morte. Lui è stato eletto nel 2009, era il primo eletto non comunista, subito noi l'abbiamo adesso premiato per Nessuno Tocchi Caino, perché subito ha detto: io intanto non permetterò mai più a nessuno qui in Mongolia di essere assassinato dallo Stato. And you know that anybody that we welcome in that room, he says the same thing. And the last one that has been welcomed there is the president of the only democratic country in Central Asia, and it's Mongolia. And we gave him a prize because he was the first to impose a stop on death punishment, capital punishment, and he was the first elected non-communist. And so we gave him this prize with our organization Hands Off Cain, because he was the first to say, I will not allow anybody anymore to be murdered by the state here in Mongolia. Infine, agli amici carissimi di Società Libera devo dire, se qui siamo pochi non è perché quel sindaco di Roma che ha paura dei teppisti, perché essendo lo Stato lui a questo punto serba l'illusione fascista che proibendo riesce a far vincere il bene. I want to say to our dearest friends of Società Libera that if we are few here, it's not because of the mayor who, in order to fight vandals, he was illuded, he had this fascist illusion, thinking that if you defend things, you will win and the good will win. In fondo la possibilità di riunirci qui ce l'hanno data, no? At the end of the day, they gave us the opportunity to gather. Ma ci hanno tolto la possibilità di fare scegliere al popolo italiano di esserci o non esserci.
il comitato scientifico deve, lo dico davvero Torello, aiutarci, perché stiamo dimostrando a livello tecnico, scientifico, come oggi ci troviamo ad essere come Ignazio Silone, come Kessler, come gli amici della libertà della cultura, eccetera, che da generosi fondatori della speranza comunista per primi hanno compreso a che cosa quella stava portando. We are demonstrating today that we are technically demonstrating what is going on, and we feel like a bit, little bit like Silone and all the friends of culture who were beyond, we are amongst the founders of the communist hope, but then they understand what all this was bringing to. Ma è naturale in questo paese, in questo stato, in questa Roma, dobbiamo lottare in primo luogo per la libertà religiosa. But it's natural to say that in this country, in this state and in this Rome, we first of all we have to fight for religious freedom. In primo luogo per la libertà religiosa dei credenti cristiani cattolici. And first of all for religious freedom of Catholic Christian believers. Perché la bestemmia della simonia è il simbolo del potere vaticano, che non è potere sulla fede e della fede. La fede non ha bisogno di potere, ma ha bisogno di libertà. Mi pare che anche questa religione rivelata aveva questa rivoluzione rispetto alle religioni pagane precedenti, che diceva c'è fra l'assoluto e ogni singola anima, ogni singolo esistente, i peggiori, i più cattivi degli uomini, c'è lo stesso rapporto fra l'assoluto Dio, tra virgolette, fra l'assoluto e l'essere umano in quanto tale. E la libertà deve essere, io sono sceso nel mondo per rendervi liberi dal peccato originale, da tanta roba, ma insomma, sono venuto qua per rendervi tutti liberi. Yes, because the worst heresy of simony is the system of power of the Vatican. It's power on and against faith, because faith doesn't need power. Power. Faith needs freedom, and this was the origin of this revealed religion. And compared to the previous religion, this religion said there is no difference in the relationships between the absolute God and every single soul. There's no difference whether people are bad or good. Le autorità dello Stato Vaticano, tecnicamente sul piano scientifico, monarchia assoluta non ereditaria. The authorities of Vatican State that technically are is a non-inherited absolute monarchy. Fanno vivere il potere vaticano come lo Stato fascista non aveva mai tollerato. Make the power of Vatican State live on in a way that even the fascist state had never tolerated. Noi tutti i telegiornali, tutti, quindi a forma di totale comunicazione, abbiamo le messe pontificie, abbiamo le comunioni collettive, abbiamo le benedizioni urbi e torbi e per gli orbi, nel senso, no, vuol dire un'altra cosa, ma insomma, se no, per i ciechi e per gli orbi. Okay, well, we have on TV news, that is the total communication, we have masses, we have collective communions, we have benediction urbi et orbi, and it doesn't mean what orbi means in Italian, because orbi in Italian are people who don't see from one eye. Quindi non trovano
scandaloso come Rebia Khaled trova che i cattolici cinesi sono costretti ad avere una chiesa clandestina. No, Rebia Khaled lotta per la libertà di religione anche dei cattolici. So they do not find it revolting, as Rebia Khaled does, that Catholic Christian Chinese in China cannot have a church and they have to make secret, to have secret churches. And so Ms. Rebia Khaled is also fighting for the freedom of Chinese Catholics. Vorrei dire che Vovanai, non solo pur essendo buddista, ma perché buddista, lotta per la libertà religiosa piena dei cattolici, ovunque, in Italia, anche dove è particolarmente dura la cosa. So I would like to say that Mr. Bovanai, even though he's a Buddhist, exactly as a Buddhist, he's fighting for the freedom of religion or even of Catholics in Italy, everywhere, and even where this is the reality is very hard. Infine, Giorello, amici e compagni di Società Libera, perdonateci se oggi eravamo qui, diciamo in alcune decine, perdonateci, perché essere radicali in questo paese fra poco significherà essere linciati dagli italiani buona gente, dagli italiani, appunto, eccolo là, dagli italiani buona gente, perché sono buona gente, ma come col fascismo, col comunismo e con tutto, non possono scegliere liberamente dove è il bene per loro, tutto qua. Quindi rendiamoci conto, abbiamo questa stella gialla che è un compagno in albero. 4 anni fa, 5 anni fa l'abbiamo messo come monito. 5 anni fa qualche cretino, ci sono i cretini perfino nella nostra comunità ebraica, disse: ah, ma come, voi volete mettere la stella gialla dicendo che voi siete gli ebrei? No, noi volevamo dire: state attenti che siamo alla vigilia della stella gialla della democrazia reale. Sono passati 5 anni, oggi siamo costretti, noi che dalla Bibbia abbiamo riflettuto, nessuno tocchi Caino, diciamo che il nostro pensiero va per un attimo ai Caini, Saddam e Gheddafi, a questi immondi Caini. Noi andiamo esprimendo la solidarietà contro la democrazia reale e mondoniera che vi ha assassinati, contro il nostro diritto, contro Bush e Blair, spergiuri contro la propria parola, la propria costituzione, le proprie leggi, il proprio popolo. Sono infinitamente peggiori Bush e Blair, perfino di quel killer che ha avuto la fine atroce che ha avuto. Ne avremmo voluto solo che fosse processato assieme a Blair e Bush per il crimine che hanno commesso nel 2001 in Iraq. Abbiamo terminato, grazie, e lottiamo perché in Italia questo divieto di oggi era grottesco, ridicolo, niente. In Italia possono continuamente riunirsi a Roma milioni di persone di tutto il mondo, centinaia di migliaia di operai e via dicendo, perché come nel ventennio in cui ero poco più che bambino, le manifestazioni qui a Piazza Venezia, eccetera, erano organizzate dal parastato partitocratico di allora. E in questa nostra Italia è possibile
fare le grandi manifestazioni di massa di 100.000, 50.000, anche quando ci sono gli ingannati, quelli di avantieri, sono nostri compagni, semplicemente ingannati. Gli si è permesso di venire, ma perché sapevano che se fossero stati radicali, i Black Bloc non ci provavano, erano loro. Allora, per un mondo in cui, come noi 40 anni fa facevamo, per non disturbare la popolazione, nelle nostre manifestazioni andavamo sempre sui marciapiedi, rispettando i semafori, per non disturbare i lavoratori, quelli che tiravano. Ho appreso che a New York vige per decreto della polizia la stessa norma. Anche a Wall Street hanno potuto manifestare, ad una condizione: che manifestassero senza disturbare la popolazione, andando sui marciapiedi. Io suggerirei loro, visto che dopo 40 anni hanno compreso, anche di fare come facevamo 40 anni fa. Invece di andare, come naturale, un maschietto e una femminuccia, 40 anni fa noi andavamo due maschietti e due femminucce, due altre cose, eccetera. Perché? Ma come? Non capivano questi idioti che così si andava e si va, in Cabilia o nelle nostre campagne siciliane e altrove. La sera alle 6 le mani ruvide dei contadini vanno, dopo le fatiche della giornata, con le mogli ancora a casa, passeggiando, che fosse a Teramo o a Riesi, passeggiando o in Cabilia, vanno quei due uomini lì camminando mano per mano. È un simbolo di quello che delle nostre grandi tradizioni vogliamo che vivano. Società Libera, grazie, auguri, la lotta che ci aspetta, e l'anno prossimo dovremo organizzarci assieme, perché dobbiamo moltiplicare i luoghi, ma anche moltiplicare coloro che possono venire in ciascuno di questi luoghi. Grazie. Adesso, breve, velocemente, vogliamo solo leggere l'appello che Società Libera e tutte le comunità rivolgono al Parlamento europeo. Al signor Presidente del Parlamento europeo, agli onorevoli parlamentari, l'Associazione Italiana di Cultura Liberale Società Libera, il Partito Radicale Transnazionale, la Federazione dei Paesi Asiatici per i Diritti dell'Uomo, il Partito Democratico Cinese, il Comitato Vietnam per la Difesa dei Diritti dell'Uomo e le comunità vietnamita, birmana, cabindese, cinese, tibetana, iraniana, laotiana, cambogiana, uigura d'Europa e tante altre, il 22 ottobre hanno dato vita alla quarta marcia internazionale per la libertà delle minoranze e dei popoli oppressi, iniziativa silenziosa che si è svolta contemporaneamente a Roma, Berlino e Parigi, nella convinzione che l'Occidente debba scuotersi e mobilitarsi concretamente per denunciare la mancanza di libertà di cui soffrono persone, popoli e minoranze, non ultima quella cristiana. Malgrado le iniziative dedicate quotidianamente a questo tema dalla società civile, assistiamo a un peggioramento della situazione. I diritti individuali sono repressi sistematicamente in più di un quarto dei Paesi membri dell'ONU e nei rapporti internazionali essi sono sempre subordinati agli aspetti economici. A centinaia di milioni di uomini è negato il diritto di libertà personale, di parola, di pensiero, di religione e di autodeterminazione.
A conclusione dell'iniziativa del 22 ottobre, convinti che il Parlamento europeo possa essere esempio autorevole tra le istituzioni internazionali e centro propulsore di iniziative concrete per la salvaguardia dei diritti umani nel mondo, riteniamo necessario rivolgervi un appello affinché vogliate istituire la giornata europea per la libertà delle minoranze e dei popoli oppressi. Con questa iniziativa riteniamo che si possa coinvolgere le genti d'Europa nella difesa dei diritti umani, convinti che non basti più esprimere generiche solidarietà e preoccuparsi episodicamente per singole situazioni. È tempo che in Europa si riempiano le piazze di uomini e donne consapevoli. Certi di un vostro efficace interessamento, accogliete i nostri migliori saluti. Concludiamo dandoci l'appuntamento alla prossima marcia internazionale per la libertà delle minoranze e dei popoli oppressi, da tenersi in Roma, Parigi, Berlino, Londra, Madrid e una sesta capitale, settima, il prossimo 13 ottobre del 2012. Grazie, arrivederci.